Ciao ragazzi, sì. Ciao mitici, eccoci qua ragazzi, eccoci qui ragazzi. Allora, invitiamo l'amico. Eh no. Dopo adesso devo giocare a destra. Eccoci qua ragazzi. Allora. Ci deve essere un modo migliore. Ok. Ta 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 ta. Allora. Ok, fatto. Ok, giusto. Proprio così. Mister, ma è multi PS4, PS5? Ciao ragazzi mitici, benvenuti. Vediamo che cosa ti serve. Taglia armi. Tienila sempre carica. Con guardiani come te, l'umanità può ancora. Salve a te. Allora. Archivo è verso ingrandito. Non do cazzo stai dicendo? Oh raga, non mi sta più trovando. Oh. Eccolo qua. Ciao mister. Thank you.
Arrivo ragazzi, sto cercando un mio amico. Ok. Talmente tanto tempo che non gioco, che ho comprato tutti gli DLC, che non mi ricordo più una sega. Troppi punti misterino là. Ti serviva qualcosa? Cosa ti serve? Eccolo il mister mitico. Ciao 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 mitico. C'è anche il mio amico Giuseppe. Allora, aspetta che lo dimmi. Con quello che vuoi. Ma io ho creato un party, perché non mi mette dentro nel party? A capire. Della partita tua, giusto? No, ma il party l'ho creato io, no? Ah sì, eccolo qua. O sai che ancora non so. Sì. Non mi ricordo un cazzo. Aggiungi i giocatori. Allora, vediamo, mico. Eccolo qua. Davvero? In che senso? Ah. Beh, ma ho iniziato a giocare pochissimo. Pochissimo sbraio un tempo fa. Puoi aprire la squadra per piacere? Ah no, inviato. No, niente. Che cazzo ne so, mi diceva non puoi invitare il tuo amico perché... Ok, io non mi ricordo come si fa a tirare fuori quel robo lì. Quindi qua che cosa bisogna fare? Fammela prendere. E se la prendo non posso passarla? Vabbè, ti seguo, vediamo. Ma tu hai preso anche i DLC o i base? Ah, allora si può fare la grande. Perché non mi fa entrare? Sempre bello questo gioco. Cosa sono? Sì, su Twitch. Ciao amici di Twitch. Devo essere, voglio l'affiliazione. Ci manca 10 persone. E fammi vedere cosa manca. Manca pochissimo, sai? Per avere l'affiliazione su Twitch. Si è buggato.
Serio? Sei bugato? Emo? Allora, non mi ricordo più come si fa, cosa devo fare? Touchpad, utilizza veicolo, abbandona squadra, apri navigazione. Allora, tomba, la cisterna, esodo nero, evento pubblico, tra l'altro, tomba. Io sono su tomba adesso. Prova a parlare che sento, si sente la voce. Sente la tua voce, mi sa che non l'hai condivisa. Bisogna fare sti cazzoni. Tutti in testa. Oh, che sto studio? Non lo so, invitato, ma adesso ci sono. No, ma puoi entrare, sì, no? Aspetta che... Io ho comprato tutto. Amici, rilevo un incremento nella frequenza delle pattuglie nemiche. L'ultima no, quella di febbraio no, se non giochiamo. Giuseppe, finisco assalto un attimo. Ok. Appena ci sei, ci fa sapere. E com'è, Oti? Allora, dopo mi fai capire un attimo che comunque bisogna farle, devo capire. Ciao ragazzi, benvenuti su Twitch! Fico. Ah, gioca anche lui? Allora, non c'è. Ah, ok. Beh, possiamo giocare insieme, perché io comunque questo qua adesso ho preso tutto, voglio giocarci, eh. Non lo so, era tutto in offerta. Porca miseria, sono muerto. Sono muerto, raga. Sono muerto. Non lo so qual è, mister. È quello che costava, però costava un cazzo perché era in offerta, quindi. E adesso è arrivato con lo speed. E cosa cambia? Ciao ragazzi, benvenuti. Perché quell'altro cosa... Non saprei dirtelo, sinceramente. È una domanda... Dopo, ma si vede da qualche parte sta cosa? Dopo me lo dici, te lo guardo. Per qualche motivo? Non è perché c'è questo qua servitore? C'è... come si dice? Sì? Io? Sì, spariamo un po', poi però se continua ad andare avanti senza... Sì, stanno costruendo qualcosa. Ma è pubblica questa? È pubblica? Ok, allora
Devo seguirti? Dove sei? Ok. Ah, non è qui? Ah, sì, è qua. Devo ammazzare tutto quello che si muove? Grande Giuseppe! Marcolino, tutto bene? Dico, yes baby, sì, tutto ok, tutto ok. Ho troppi giochi Giuseppe, troppi giochi e poco tempo. Beato te. Io ne ho pochi e poco tempo. Grande. Ciao Misterio. Ti sente? Non so se lo senti. Lo senti mister? No, si capisce anche a me. Sì, comunque c'è. Allora, io sono live su Twitch. E ti ho già invitato, non so se riesci a entrare, eh? Allora io siamo su un evento, quindi penso che ci sia problemi anche a farti entrare adesso. Connessione alla squadra. Ok, grande. Allora mister non lo sento e non lo vedo muoversi. Ah, adesso si muove, mister? No. Perché a volte taglio il microfono. Cazzo, rola. Allora, io Mico sei su Nessus? Sono. Sì. Sì. Eccolo qua, ciao, eccolo Misterio, qua. Ecco, l'ho sentito. Ciao. Tu il mio amico Mister che è fortissimo, in questi giochi è una bestia. È una bestia nel termine buono, no? Che è forte. È forte Mister! Dove siete? Ah, là vedo Marco Scrooge Games. Grande Marco Drums Games Channel. Scrocca un cazzo. Allora, io scrocco il platino. Quello sì, quello mi piace scroccarlo. Capitano, okay. Potresti cordialmente esaminare l'area. Dai. A queste coordinate? L'abbiamo fatta? I dati no. Potrebbero fornirci nuove opportunità di esplorazione esaminata. Ma è un'altra cosa da fare quello di Mister? La forma perfetta? Dove sono io? Ah, ok. Che culo. Eccolo qua, amico. Ciao. Buondì. È una gran eccellenza. E vai, 88, 89, 90. Ma bisogna stare nel centro, non è per conquistarlo sto sì. Vai. Con Guesado. Manca l'ultimo? No. Via. Ciao Kevin! Dai, entra a giocare con noi, Kevin! Grande Kevin! Chi? Non lo so, ci sta guardando su Twitch. Sono io, l'amico Micotto Giuseppe e il grande amico. Ciao, 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 ciao. Il misterino, il Samuel. Dai Kevin, vieni a giocare con noi. Un giallino. Catalizzatore Sturm. Cosa dite? Catalizzatore Sturm, ma dato Sturm. Sì. Vabbè, ho detto che scrocca game. Io scrocco gli drammi qua. È giusto che sia così. Oh cazzarola, non mi ricordo. Io non me lo ricordo più, mi sa che ho fatto la super. Ma porca zero. Sì, sì, ha voglia. Ma vaffanculo. Ok, quindi adesso che sta fa? Non me lo ricordo più. Ottieni il bottino adesso. Proprio così. Oh, complesso del devastante, della devastazione. Guanti, una merda, ma adesso, vabbè. Facciamo una missione? Noi abbiamo tutto, anche Giuseppe c'ha tutto, abbiamo proprio il gruppo di Destiny. Diciamo che io non so che cosa devo fare e come farlo, sinceramente. Se mi spiegate un attimo, vi dico che cosa mi manca a me, se posso farlo, se non posso farlo, non so, non mi ricordo più una sega io. Vai nelle imprese. Allora, imprese.
Imprese seguite, nessuna taglia. Quindi come faccio a aprire navigatore? Giusto, giusto, giusto? Sei lento. Ma le imprese... Non so come si fa a vedere, non mi ricordo più. Allora, storico, vai, vai capo di colosso, storico, ombra del profondo, ritorno delle prove, storico, questo? Ah, imprese, l'ho visto adesso, imprese. No, dove c'è destinazioni, mappa, imprese, vai lì e poi scendi nel secondo, una nuova luce, sotto, oltre la luce, così via. Allora. Che ha detto? Perché lo sento bassissimo. Ah, un cacchio. Onestamente parlando, è soltanto ad aumentare la bandierina. Non li segue nessuno. Allora, io in oltre luce non c'ho niente. Che hai detto, in, Marco, lì? In oltre la luce non ho niente. Zero di zero. O non hai proprio cominciato. No, o mi sa di no. Tutto, ma non penso, non hai proprio cominciato, no. Secondo me. Due settimane fa e ci ho giocato due volte. Perfetto, non li ha neanche cominciati. Ma io non c'ho un cazzo di niente. I pass stagionali, no, 17 sfide disponibili. Playlist, una sacra fusione. Esotica, un cazzo. E il passato, niente. Vabbè, non ti preoccupare, quelli sono dettagli. Vabbè, dai, famo qualcosa, dai, io vi seguo. Ma che grado hai di forza? Allora, io di sono un comandante supremo. No, no, fermati, Scrocca Games, parlo delle... 1105, sono... Ah. Inga, non ha fatto un cazzo praticamente, cioè, vergognati. Aspetta che sto prendendo qualcosa di più figo. No, 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 non forse fare scena, no. Che stai prendendo qualcosa di più figo. Non hai fatto niente. No, questo è una merda. Andiamo a fare un settore perduto su Europa? Così mi faccio la cosa della spada, così mi faccio. Non lo vedi il settore per tutto? Allora aspetta. Ma come faccio, okay, io a vedere? Scusatemi un attimo. E che cazzo? Astronave, configura, mosse finali ci sta. Ok, trionfi hai detto. E cosa dovrei fare i trionfi? Oh, c'avevo roba da riscattare, sai? Tu lo sai che non mi ricordo un cazzo io, né? Allora. Ma quanti ne devo riscattare? Dai! Trionfo completato. Terrore dei boss. Oh, un esotico! Nei trionfi. Non so neanche cosa sto facendo, ma io lo faccio perché c'è scritto di farlo. C'è scritto riscatta. Ok, allora ho riscattato tutto, aspetta che ne mancano ancora altri, madonna. Medaglia d'argento, bella raga. Oltre la luce, capitolo 1. Quindi ho fatto forse oltre la luce capitolo 1, scusami. Arrivo un secondo, state già andando? Ma io? Ah, hai Micote? Mico? Ok, potrebbe fare anche un po' di multiplayer poi. Dove cazzo sei? Non è bello? Io ci giocavo un botto. Minchia. Cioè, quanto cazzo ci abbiamo giocato con i ragazzi? Ma sei entrato dentro, nella base? Sei fuori? Come cazzo si fa a prendere la motoretta?
Quindi sei andato di fianco alla montagna? Penso di non averlo mai fatto questo tipo di mappa, eh? È roba nuova questo? Siete qua? Dove ci sono i tipi? No, io sto fuori. Ah, no, siete dentro voi? Porca loca! Dove che m'hanno... Ma siete lontani allora? Non prendo ancora la roba. C'è un buco qua! Sono morto! C'è un buco in mezzo al ghiaccio qua. Come si fa ad andare lì? Pronto? Non si può andare ragazzi, là. Mi sentite? Ciao, ciao Mitico, sì, sì, sì. Ok, finisco come questa cazzo? Che poi mi assento un attimo. Un giocatore abbandonato. Ah, finisco questa che poi mi assento e invece se n'è già andato. Quindi dove sei, mister? Se riesco a capire vengo. Allora, io ti vedo, no, nel senso che non ti vedo, però sto vedendo dove c'è il tuo verde, eh? Ci sono anche due scemati qua, già che ci sono li faccio fuori. Ma sei sotto praticamente? Sei sotto? Oh. Facciamolo a quello. Fammi capire che cosa mi manca a me che facciamo. Così mi dai una mano a fare la campagna. E dopo arriviamo e facciamo oltre la luce insieme. No. Sì. Sì. Esatto. Sì, sì, ma non sono mica. C'è mica le missioni dei DLC. Che quelli. Mi dicevo. Ha buttato fuori, ragazzi. Ah, pensavamo. Infatti tu hai detto. Ah, va, ci hai dato via, pensavo detto. No, mi ha buttato fuori, mi ha detto connessione interrotta, ma internet ce l'ho. Giuseppino. Allora, piazzo. Allora. Passo di Caronte. Ok. Scusa ragazzi, mi dice l'uso della funzione di comunicazione non ti è concesso. Se è stato un tuo genitore o tutore a impostare questa limitazione, poi inviai una richiesta di lasciarti usare la funzione. Ma che cazzo dici? Devi chiedere a tuo papà se ti fa giocare alla PlayStation. Ma che cazzo stai a dire? Gli buco le ruote della macchina. Eh sì, chiedi a papà, papà mi fai giocare con la Play? Non lo so, avrà fatto un errore il gioco e ti ha buttato fuori e adesso ti dice così. Sì? Io sto giocando la versione PS5, mister, probabilmente lo vedo dopo io.
Sai che carica prima, no? Ma comunque sono disponibili a PS5, mister, lo sai? Alla GameStop me l'ha detto. No, me l'ha detto Davide, mio amico Davide che mi segue, youtuber. Sì. Gli devi dare più di 250 euro di acconto e dovrebbe arrivare entro 15 giorni. Vabbè. Dovrebbe. Sì. Sì, le ultime parole famose, dovrebbe. Beh, guarda, da GameStop l'hanno preso in 3 miei amici, quindi. Cosa, mister? Francesco l'ha preso così, Gli ha dato la console, gli ha scalato 200 euro, gli ha dato 100 euro di acconto e è arrivata in una settimana. Oscurità. Sì. Andiamo. La chiamiamo Stasi. Sei entrato, Nico? Ci sto provando, mi dice che è una piramide. Ok, Nico. Sì, lo vedo adesso. Perché comunque che mister, che Mico ce l'ha la 5, ce l'abbiamo tutti nel gruppo di qua. La corrotta e con essa. Ma Misterio è nel gruppo? Nel gruppo del nostro no, è nell'altro mio gruppo. Ma perché cazzo non lo inviti? Non lo so, non sapevo neanche che giocava a Destiny, adesso mi dice che ha fatto 360 miliardi di missioni. Vabbè, tutti tranne terzo. Capace di spazzare via. Perché sento lo scarafaggio che fa? Una volta. Che mi chiama tipo a cagnolino, ozio, che? Ciao amici di Twitch, belli! Ciao, mitico, ciao. Ma ci sentono? Sì. Ah, buongiorno. Per fortuna che non ho commentato il tuo bel chat. Bisogna. E siamo family friendly, amicoto. Io che parlo sono misterio su 300 euro. Così svi tutte le, tutti i vari ban o minacce del web. Ok, allora vediamo un attimo, bisogna ammazzare tutti questi qui? Fico. Ok, la mia prima bomba è andata nel vuoto. Bello, iniziamo benissimo. Benissimo ma non bene. Metti gli occhiali. Sai che ridendo scherzando mi sa che tra un po' devo metterli davvero? Vedi? Troppi siti sconci? No, in realtà lavoro troppo. Peggio. Quello è anche poco, cioè si potrebbe dedicare molto più ora. È colpa dei giochi. sì, sempre colpa dei videogiochi, anche quando si va a rapinare una banca è colpa dei giochi. Lo so. Oh mercarola! Ma dove cacchio siete, ragazzi? Io ho capito dove sono, sì, bravo. Capito dove siete, sì. Ma hai iniziato le missioni oltre la luce? Ecco perché siete venuti qua sopra. Ho detto che cacchio ci fanno là sopra. Eccolo là. Quindi io questa oltre la luce non l'avevo fatta, né? Vedo il number one, vedo là. Numero uno. Marco Drums Game Channel! Sì, Scrocca Games. Bella lì, raga, Marco Drums, sempre sul pezzo, oltre la luce che è un DLC di 3 mesi fa, penso. E meno male, sempre sul pezzo mi sa un po' datato. E beh, su Destiny sì, però diciamo che c'è un sacco di giochi strafichissimi che... Quella cupola. Adesso devo finire It Takes Two. Baluardo di speranza per Elixir. Se tu noti comunque per essere un gioco vecchio ha una bella grafica. Madonna. Va che è stato portato a PS5 e l'hanno anche migliorato, non è proprio paro Ma il 3 proprio o vanno avanti col 2 DLC? Vogliono o non vogliono? Non ho capito, scusa. Non. Ah, non vogliono. Sì, andranno avanti sopra, così. Ragazzi, cecchini. Andranno avanti così, mister, a DLC, no? Vabbè, se scalassero un po' i prezzi, sì. Guarda, io l'ho preso adesso, infatti per quello che ci sto rigiocando, ma li ho pagati tipo una cazzata tutti e tre, 30 euro erano in offerta, tutti e tre, li ho presi pure io per quello. Ma già la regina è un delirio di soldi, cioè. È 39, ma se danno tanta roba, dipende quanta ne danno. Cioè, se una campagna di 2 ore che poi fa girare un po' le scatole, capito? Se la campagna è un po' di ore.
Però chi magari è. Sono morto, porca miseria. Eh sì, porca cavolini. Cavolini di Bruxelles, sono morto. No. Madonna. Ancora? Infatti già te l'avevo detto. No, ti è buttato nel laser. Grandi. Questo da solo sarebbe stato un bel dito. No, ragazzi, mi avete ucciso. Fate schifo tutte e due. Ragazzi di Twitch, diteglielo, vi prego. Dai, che sei una pippa. Ma mi fate esplodere le bombe qua in faccia, praticamente. Te lo sei meritato se ti abbiamo fatto esplodere le bombe nella faccia. La sento di nuovo. L'energia che sentivo prima. Forse era Eramis mentre usava la stasi. Oh, calmi raga. Sai che sono belli incassatelli questi qua, eh? Ma quanti ce n'è, oh. La scia di oscurità lasciata da Eramis conduce oltre quella porta, ma è chiusa. E come cazzo la apriamo? Che è chiusa? Sì, sì. Passare è impossibile. Usa la chiave. Allora troveremo una via alternativa. Ah, hai capito. I bauli ti danno pezzi di armatura. Devi aprirlo con la stasi. L'hai fatta la storia della stasi? Quando finisci oltre la luce ti dà la stasi. Quella è finita? Allora non puoi aprirli tutti, devi finire tutto. Ma ah cacchio, io stavo andando dall'altra parte. Ma di dove ce l'hai il segnalino tu? Perché io lo vedo dall'altro lato io. Perché lui non è qua avanti con la storia, questa è per quella dopo. Io lo vedo di qua. Ah, bisogna scendere? No, vieni da noi, vieni. Tu ce l'hai nell'altra porta. Perché tu sei all'inizio. Solo che noi l'abbiamo sbloccato e ce lo segna di qua. Boom! Di qua dovrebbe essere. Ecco. Filmato. Accesso a Neo Riz Europa. Adesso li devi ammazzare tutti da solo, Marco. Per secoli ci hanno vincolato. Dire che gli amici di Twitch vogliono sentire cosa dice questa qua. Della cosiddetta grande macchina. Abbiamo perfino costruito idoli a sua immagine. Siamo divenuti burattini dei nostri stessi congegni. Ma adesso è finita. Ecco, questa è la stasi. Ah. Oggi è arrivato il momento di spezzare, di liberarci da quelle catene. Ah, è quella? Fico. Sì, il congelamento. Questo potere è un dono. E col tempo lo condividerò con tutti voi. Felax! Tirax! Sì, uno scarafaggio. Sì. Sorgeremo di nuovo! Questo è il nostro futuro! Wow! I nostri nemici nulla potranno contro questo potere! La grande macchina finalmente conoscerà il nostro dolore! I nemici sono dunque giunti, bramosi di metterci alla prova. Sì. Non facciamoli aspettare.
Ma questa c'ha due occhi e l'altra non ce li ha. Poverina. Sì. La strega sarebbe quella specie di strega che comincia. È un casino. Abbastanza. È troppo potente. Vabbè, ma se ti interessa ti metto nel gruppo, noi lo facciamo tutti. Allora io vi aiuto qua, che poi scendo un attimo che mi hanno chiamato un secondo da lavoro. Dopo. Ma no, al sabato, ma dai, mandali a cagare. Oh, scendo un attimo che poi torno subito, che sono tutte mezz'oretta. Occhio, occhio a questo. Io mezz'ora non lo so, eh. Oh cacchio! Ma dire che sia out! No, non l'ammazzate, devi scappare. Dominano davvero l'oscurità. I caduti. Male. Molto male. L'ipernave è qui. A sinistra. Dai, andate avanti che vi copro, andate avanti. Ma dobbiamo passare questo scemo? Nella nave, devi andare nella nave, via. Ma senza ammazzarlo, vai, scemo. Vai, via. No, l'ho ammazzato io, non tu. Vai via. Ma come? Oh, ma che cazzo è di? C'ho anche il video e filmato che l'ho ammazzato io con una bomba, eh. Con la bomba! Era già morto. No, non ci sto a questa cosa, ragazzi. Adesso lo scrivo su Twitch. Non ci sto. L'ho ucciso io con una bomba. Ragazzi, sondaggio. Non lo so. Perché è finita? È una parte, sì. Allora, adesso vediamo gli amici di Twitch cosa dicono. La prima goccia è finito praticamente. La prima goccia nel deserto. No, oltre alla luce. Ma tu, amico, sei amico mio su Twitch? Io sono Misterio. Su Twitch? Dai, non per coglioni, che l'hanno sgamato già tutti. Sei il mio canale Twitch? Il tuo canale Twitch? No. Sì, sei iscritto? Dai, cazzo, iscriviti. Guarda che sei, chi è morto? Chi è morto? No, mi hai fatto cadere. Ma dai, ma continuate a morire come due deficienti. Ah, Wonder, guarda. Avete ammazzato qualcuno. Metti di qua, guarda. Aspetta. Io no, sono immortale. Non lo restare, lascialo così, non lo restare. Lascialo astronzi, così, ti faccio la sputtanamento su YouTube dopo. Dai, fammi dire, dai. Sono rientrato, stronzi. E cosa si fa qua? Oh, bella. Facciamo le gare di speed. Che bella la moto col fuoco. Quella di Ghost Rider, bella. Ah, fico. C'è qualcuno che mi butta giù. Penso di sapere ecco, chi è. Guarda, si è buttato. Sì. No. Eccolo, guardalo. Bene. Volevi buttarmi zona d'atterraggio, corsile. Che andiamo? Anche una volta mi ricordo che i tempi di caricamento, ragazzi, erano una cosa spaventosa. Destiny 1 è spaventoso proprio. Ma tu lo sai che io non ci ho mai giocato a Destiny 1? Davvero? No, io avevo un altro clan e abbiamo fatto migliaia di ore. No. Prima volta che gioco a Destiny. Davvero? Sì. Ho proprio scavalcato l'1. Vabbè, capita. Sì, perché l'1... Beh, ma guarda, il 2 l'ho preso solo perché è gratis, allora. Se no non l'avrei neanche preso. No, io completamente no. Solo perché era gratis sul Plus l'ho preso. E poi mi sono comprato anche Anthem a 2 euro, penso. 1,90 euro. Però non ci ho giocato... Breve storia intensa. Anthem. 20 minuti. Anthem ce l'ho. Ce l'ho anch'io, ce l'ho. Bello. Chi? Eh beh, ma voi comprate i giochi quando costano 2 euro e io ci ho finito di giocare da mesi, eh. Anthem era un gioco della Madonna.
ho giocato un sacco con Francesco, poi lui l'ha platinato, io non ce l'ho fatta. Però era bello Anthem. Ma guarda che io non ci sono su Twitch. Eh? Non ci sono su Twitch. E beh, fai un account. Fammi un bonifico nel Liban che vedrai fra poco. Ma ti faccio un 4 sberle. Sai che voglio inventare una macchinetta? Senti se è un'idea della Madonna, però non si dovrebbe dire online, Cagliola, perché poi qualcuno me la frega. Allora, bravo, una macchina. Una macchina che tira le sberle a distanza. Cioè, tu prendi sta mano, una manina robotica. No, che io adesso, per dire che hai detto sta cazzata, ti mando uno schiaffo e ti arriva uno schiaffo in faccia. Pum. Bello, bellissimo. Io quello sulle testate proverei. Anche la testata. Prima si fa la mano, poi dopo l'upgrade la testata e il calcio nelle palle, cioè, una volta. No, direttamente nel fondo schiena, più bello. Monumento alle luci perdute. Cos'è sta roba fighissima? Quello per fare gli esoteri. Wow. Ma non glielo dire, sennò poi lui prova a farsene, non riesce a piangere. Madonna. Tutto. Hai dimostrato l'oscurità che cosa dimostrato la luce? Dai, dammi questa ascendenza, lanciarazzi, dammi l'ascendenza. Come faccio a prenderla? La faccio della squadra, dove sale sconfitto. Bene ragazzuoli, mi sento una mezz'oretta. Ci vediamo dopo, ciao, se ci siete. Ciao, grazie. Ciao. Ottieni. Uno spettro conta uccisioni. Attenzione, mi raccomando. Questo me l'ha dato, eh? Ami le battaglie. Uno spettro bene, conta uccisioni. Qui dovrebbe mica lampeggiare la roba che... Voleva esprimere la sua personalità. Procedo. Controllo. I posti dove devo andare, né? Grazie. C'è sempre qualcosa di nuovo all'Everversum. Allora, in teoria, no? Ascolta, se, questo che sarebbe oltre la luce? No, ma non c'ho niente io, imprese. Come mai? Perché devo finirlo? Bravo, bravissimo. Cerchi qualcosa in particolare? Però devi farmi capire che cosa devo avviare, ok? Aspetta, sto andando da uno che devo parlarci. Un secondo. Perché c'è uno che c'ha una specie di... Nell'hangar c'è uno che ha un... Ehi tu! Sì, bravissimo. E questo cosa, mi regala qualcosa? Ottieni? Serio che ho tutta questa roba da ottenere? Gratis? 2, 4, 6, 7, 14, 21, 28, 35, 6, 7, 9, 40 robe? Adesso sono gelosa. Sì, ma sono armi. Ricordati di leggere le istruzioni. Le prendo tutte io, no? Interamente artigianale. Sì, non... Interamente artigianale. Vabbè, ma sono anche decori, quindi... Navi. Molte. Ricordati di leggere le istruzioni. Ala della vigilanza. Libro dei morti. Sono gelosa. Mi diranno in molte. Pensaci tu. Pensaci tu. Questa sì che è una buona scelta. Mamma mia ragazzi, veramente artigianale. Ok, vabbè, del resto non compro un cazzo. Allora, no, c'è un robo qui che mi lampeggia di blu. Non è una missione? Fammi vedere, è un tipo, con una... Titano leggendario. Non avere fretta, vieni, sediti, tira un attimo. Le prove imminenti. Benvenuto alle prove di Saint 14. Ok.
Sei venuto qui per partecipare alle prove di Osiride, non è vero? Per forgiarti in una lama di luce. E io ti aiuterò a realizzarlo. Non è il crogiolo di Shax, amico mio. Non si sentono ululati di lupi di Saladin nella mia arena. Qui o si combatte insieme o sarà il fallimento. Morto. Ci pressano da tutti i lati, non è niente di nuovo. Con le armi di Rasputin e i miei allenamenti, Rasputin? Tu diventerai un vero faro di luce. Le armi di Rasputin. Risplendi. Presto l'oscurità non avrà più alcuna ombra per nascondersi. Belle le animazioni. Mi ha detto qualcosa. Accesso alle prove. Ok, niente. Sì, hai ragione. Ok. Non conosci questo gioco? Assurdo. Premuto. Ok. Destinazioni. Città sognante. La gran parte delle volte non le ascolto, ma quando sento parlare di Europa mi preoccupo. Il faro è un simbolo. Ok, il giro sul sud l'ho vista. Mi sa che non l'ho fatta. Le cose a cui aspiriamo ci rendono migliori. La regia sul sud è quella che devo uscire, ne? Ok. Valle Nessus. Luna. Ho visto queste. Le ombre dal profondo. Facciamo? Mi piace il luce. Dille che sei tu 14 la saluta. Sì, vai tranquillo. Eccoci raga, un attimo che condivido intanto che aspettiamo l'amico mister. Raga, video. Ombre del profondo, raga. Attenzione a tutti i guardiani.
La scorsa notte abbiamo rilevato un'attività sismica sulla Luna. Poche ore dopo brulicava di Alveare. Non possiamo lasciare che la piaga si diffonda. Io ho sempre sonno, raga, d'inverno, sempre sonno. Sempre sonno. Bordello sulla superficie lunare della fortezza. Ecco l'origine dell'attività sismica. Indagheremo, ma prima dobbiamo riprenderci un punto d'appoggio. Per alcuni di voi tutto ciò suona familiare. Ma scrollatevi di dosso il ricordo di Crota. Di qualsiasi cosa si tratti, non lasceremo che le tragedie del passato si ripetano. Oh mio Dio, guardate che arrivano. Magliarda cattivella. Io ti ho segato di brutto, Bella ragazzi, mitici. Li ammazziamo tutti. Ok. Si è nascosto. Cosa che fa? Cos'è che sta lì rigidissimo? Perché qui mi piace un botto, raga, comunque. Sembra che l'alveare si stia ritirando. Comandante, l'alveare si comporta in modo strano. È senza una guida. Crota ha lasciato un vuoto ancora incolmato. Ma sembra che l'attività abbia dato loro coraggio. Vanno assolutamente fermati. Agli ordini. Eccoci qua, intanto andiamo, eh. Riesce da quel portale più avanti. Chiudiamolo. Eccoli. Porca. L'ho conquistato? Sì.
Via. Ciao, 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 ciao. Diamo su. Questo è conquistato. Grandi raghi. Allora, l'altro dov'è? Sopra là. Allora, non ne ho beccato uno. L'urlatore infernerà. È la nostra occasione. E vai. Portale distrutto, comandante. Ottimo lavoro, Quercia. Grazie a voi avremo presto una zona d'atterraggio. Nel frattempo, continuate verso la fortezza. Guardiano, non c'è tempo da perdere. Ikora? So cosa ha generato questa attività. Chi l'ha scatenata è stata Eris Morn. Eris è di nuovo sulla Luna? L'ultima volta che l'ho sentita stava entrando nella fortezza. Non so nemmeno se ancora... La troveremo. Viva. Ehi, hey, mister, vieni. Ecco, mister, ci sono... E abbiamo fatto tutto il pezzo di iniziale, sono dentro. Ti aspetto, sono arrivato qua. Dentro la grotta. Prima di poter accedere alla fortezza, dovete liberare le aree circostanti. Gli aiuti stanno arrivando. Occhio dello sciame. Comandante, l'avanguardia era a corrente dell'attività dell'alveare sulla Luna. No, bisogna andare a questo coro qua fighissimo. Abbiamo monitorato i loro progressi. Ma non abbiamo scoperto lo scopo della fortezza scarlatta. Ce n'è due, ce n'è. Bellissimo il caro armato. Immune.
Sì, no, io no. Chi è oltre il profondo di qualcosa? Però si sposta proprio. Poi è anche immune a volte. Eccolo. Sì. Far Cry 6 è l'ultimo, no? Si poteva giocare insieme, perché quando fai queste cose non me lo dici che giochiamo insieme, no? Sì, ha ragione. L'ho preso a disco, così lo finisco e lo do via. Però non mi piacerebbe, se voglio giocarci. C'è lo screen, cioè si può giocare PS5 e PS4, no? C'è il cross play, no? Cross platform. Ma tu parli del 6, l'ultimo, quello che c'è Esposito, no? Ok. Praticamente l'inizio. Sì. Che ore sono? 5, sì, è presto, dai. Mi dai una mano a farle mie allora, che io non so neanche dove cazzo sono arrivato. Perché mi perdo, con quei giochi lì, quando sono così mi perdo, no? Mi metto a fare tutte le missioni secondarie, che è poi alla fine. Ma è morto sto scemo lì, no? Quindi andiamo di qua. Ma ci può andare col carro? Eris è venuta da me. Aveva trovato le prove di qualcosa di molto antico sulla Luna. Una potenziale minaccia. Eris ha insistito per andare da sola. Che luccica di verde? Una ricognizione, ha detto. E gliel'ho permesso. No, boh, cercava di dire. Eris ha una grande resilienza. L'ha dimostrato molte volte. Spesso a suo danno. Se c'è qualcuno che sa badare a se stesso, è Eris Morna. Ikora? Eris Morna. Abbiamo perso il suo segnale. Bella sta grotta, però. Strano. Ciao, mon amore. La mamma, amo. Obiettivo. Sì, io sono in live, amore. Dammi un bacino. Cos'è sta roba? Ma mi ha spaventato. Quando è così buio è spaventoso. Oh, mi ha dato un corpetto. Devo anche platinare i Guardiani della Galassia. Così lo vendo per Wonderland lì, come cazzo si chiama, il nuovo, quello che deve uscire, Wonderland qualcosa lì, la Tiny True Wonderland. Voglio platinare quello e vendo Far Cry e quello, così ce l'ho a 9 euro. La sua abilità energetica è totalmente sconosciuta.
Non lo so. Kevin, c'è ancora in live su Twitch? Dove che dobbiamo andare? Non c'è un così, no? Dove cazzo dobbiamo andare? Dove? Di qua? Ok. Ma qui siamo arrivati? Dove? Quelli chi cazzo sono? Quelli che sono appesi, la sono volati. La dovrebbe essere nei paraggi. Che figo, è una piramide. Che cos'è? Non ho mai visto niente del genere prima. Deve essere ciò che Eris stava cercando. Come hai fatto ad andare? Stai volando? Ah cazzo, c'è la strada, merda. Pensavo che volavi. Sono volato nel vuoto. Qualcosa non vedere, che bello che sento strano, cazzo. Come se qualcosa o qualcuno invadesse la mia cosa sono sti robi? Quella cosa immune di fronte. Che cos'è? Immune, vuol dire che si apre adesso sto scimonino? Oh mio c'è dio. Una sorta di enorme picco energetico. È troppo intenso da attraversare. Lasciamo fino alle 7:30. Lasciamo un giro. E poi come si fa? Nuovo obiettivo! Oh cazzo, questo è grosso! Crotto, ma l'abbiamo ucciso! Un cubo di trota? Bello tosto questo qua. Immune tra l'altro. Stendardo grado 2. Sto sparando con il potendo. Nuova impresa. Oggetto. Dai, smunizzati. Belli grossi sono questi qua, eh. Non possiamo vincere. Dobbiamo andarci. Ora. Ah, dobbiamo andarcene, ha detto? Vieni con me. Lamedla. 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 Oh mio Dio. Tieni il cappello, fratello. Sono online, consegna. Sì, prendi, lo stesso, l'ho già visto. Eris Morn. Ma mi sposti quei due... quei due giochi, sì. Far Cry 6, sì, lo basta, posso. Che cos'è quella piramide? PS5. Conosci le storie del sacrificio del viaggiatore, dell'oscurità. Sì, perché sai che dopo un po' di tempo sui giochi mi tirano un po' scemo. Di fronte a noi giace ciò che resta della loro questo esistenza. Dura tanto l'orma del profondo? Fu il viaggiatore ad abbatterla, lasciata qui apposta.
Spetta a noi scoprire la verità. Scoprire come? Quello? Trovando il modo di entrare. Bello. È finita? No dai, fammone un'altra allora, così mi dai la vado, perché se gioco qua faccio fatica a capire che cazzo devo fare. Ragazzi, col sonno della Madonna. Possesso grado stagione. Tra l'altro, mister, se poi ci sei dopo qualche partita della COD, me la farei volentieri, eh. Non ho per le 6:30. Cosa ti porta Babbo Natale? Cioè, vedi, perché lui è bello larghino questo. Che c'è anche un vino telefonico. Bellaggio, sì, ma questo. No, ma lui qua è larghino. Sì, la parte lunga di là. Qui cos'è che è? Dai, fammi un'altra, sì. Richiede stagione dei perduti, che cos'è? Questa roba qua, richiede la stagione dei perduti. Non lo so, richiede la stagione dei perduti. Richiede stagione dei perduti, sono due cosettini viola, qua, una di qui e una di là. E probabilmente non ho fatto. Qua, mister, qui. Non mi fa neanche sparare, lì. Come facciamo? Bisogna prendere una scala. Ce l'abbiamo. No, io richiede la stagione dei perduti. Richiede la stagione dei perduti. È già disponibile per i residui. Ah, davvero? Quello che mi dicevi? Allora ho preso base io. Non so neanche che cosa lo fa. Allora, imprese, giusto? Adesso devo andare sulle imprese. No, dov'è che cazzo devo andare io? Mappa. Ok. Sono storico ombra del profondo, campagna? Trova Eris Moon. Dem. Ah, è proprio qua. Ma che è, tipo quello là che vende la roba? Ah, ci devo parlare, basta. Gaul, il fanatico. Crota. Gli incubi del passato ti si ripresentano, guardiano. Vecchie ferite si riaprono intorno a me. I fantasmi degli amici tornano con una malizia che non avevano. Ognuno di loro corrotto dalla perversione di quella piramide. Ma ciò non deve distrarci dal nostro intento. Riuscire a entrare. Insieme abbiamo sbaragliato i nostri nemici. E lo rifaremo ancora. Non è qualche codice per non pagare tasse.
Allora, io ho ritirato un qualcosa. Ok, segui la campagna di Ombra del Profondo. È quello che mi dicevi? Che è Ombra del Profondo, questo, dai. Dove cazzo sta? È qui. Perché mi dice di aprire la cosa delle imprese? Sì, l'ho già aperto. Ombra del Profondo. Figaz. Eh? Di seguire la cosa Ombra del Profondo. Imprese. Ombra del Profondo. Imprese. Storico Ombra del Profondo. Ok. Waypoint. Segui la campagna. Dai, ho segnato, è qua, porca miseria. Mi dici di fare le cose, no? Sai che ti viene fuori la schifa, è qua, cazzo, dici. Scemo. Dovrebbe essere qui. Questo è il nuovo pianeta, vero? Questo è il nuovo pianeta. Anche Outriders, che c'è tutta la parte nuova del DLC e tutto, sarebbe da fare, mister. No, è gratis. Non ce la faccio più. Anche quello volevo fare, perché è anche WWZ il... Sì. WWZ volevo fare la missione quella della... di Roma, sì. Beh, diciamo che adesso un po' si può giocare anche un po' di più, perché quando arriveranno le vacanze di Natale, mister, non c'è problemi di tempo. Beh, perché cosa devi fare? Sì, beh, un po' di film, un po' di roba, non è che gioco tutto il giorno, anche perché poi se mi fa male la testa con sti giochi qua frenetici, diventa un disastro, io devo smettere, capito? Per quello che smetto ogni tanto. Dove andiamo? Le difese della piramide sono solo un problema temporaneo. Dobbiamo prima capire come funziona, se vogliamo entrarci. L'alveare può darci delle risposte. Pereoni ha vissuto accanto alla piramide. E ora ci ha costruito sopra la fortezza scarlatta. La sua esistenza non era un segreto per loro. Ora che è attivata, strane aggregazioni dell'alveare sono iniziate sulla Luna. C'è sicuramente un collegamento. Allora è da lì che cominceremo. Cosa devi fare? Cosa dobbiamo fare qua? Ah, andiamo dalla parte giusta. Perché siamo andati dalla parte sbagliata? Che questo robo qua sotto è... a destra e a sinistra. Questa roba. Incuba. Indaga. L'abbiamo trovato. Sembra essere una specie di rituale. Dobbiamo capire a cosa serve. Non aver paura di affrontare l'alveare.
fare questo? Come mai? Perché è tosto? Dei robi da prendere qua. Cazzarola! Riesci a rianimarmi o mi faccio... Dove c'è... Allora venire giù? Allora, fammi vedere dove sei tu. Di qua. Qui c'è un sacco di gente dove sono io. Sei visto? Ma sono... siamo qui, no? Sei qui dove sono io? Questa è l'unica, ce l'ho. Porca miseria. Lascia lì così, c'è le fotocopie. Grande, amore mio. È un attimo, col perso lì, sinceramente. Bello poi. D'accordo. Bordello. Questo? Morto? Frammento fantastico, fantasmico. Ci credo che c'è un botto di gente, eh? Cazzo di bordello! mister? E tu l'hai già fatta questa? Dove c'è? Lui? Ah. Per far cosa? Per ammazzarlo?
aumenta sempre il tempo. Cazzo. Cazzarola! È 0, 0, 0 cosa vuol dire? No! Quindi non l'abbiamo fatto? Ah, ok, figo. Minchia, un botto di roba mi ha dato. Ah, ma questo era un evento pubblico? Ah, ok, ok, no, no, infatti non... Certo. Ok, quindi adesso di là. Hai preso la. Dimmi quando prendi la motoslitta, eh. Madonna che bordello però, eh. Cos'è sta roba? Eh sì. Un'ora e mezza per prendere tre cose. Sì sì, infatti. E un altro? Ah. Questo è un altro però, incubi. Allora. Di qua mi dice a me. Sì? Non lo so dove dobbiamo andare. Porca miseria, ma stava, ma spaccati qui. Sopra la collinetta. Eris, sono gli incubi. L'alveare sta cercando di attirarli per il rituale. Interessante. A che scopo? Non è chiaro, ma pare che gli incubi non lo perturbino affatto. Non come lui. C'è un coglione davanti che lo voglio ammazzare, arrivo. Dove sei tu? Ok. Quelle urla mi sembrano familiari. Sembra... Oh. Dobbiamo sbrigarci. Wow. Allora, missione completata. Dove? Dove cazzo sei che non ti vedo, misterino? Ti amo piccola. Ciao Leo, ti amo. Dopo mettiamo la striscia LED. Ho preso la striscia LED, quella strafichissima, sai che cambia colore. Che ore sono? 5:30 ci starebbe. Un po' di Far Cry, sì. Ok ragazzi, allora la Marco Drums Games e l'amico guest. Oh, aspetta un attimo, sta parlando. E l'amico Mister, vi salutiamo, amici di Twitch, che poi il video lo posterò anche su YouTube, ragazzi. Mi raccomando di seguire YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok e Twitch di Marco Drums Games, mettere un mi piace, attivare la campanellina, commentare, portare gente sul canale, e a 50 arrivo all'affiliazione, arrivano i soldi, ragazzi. Sì, milioni di euro. Ok, questo qui di qua siamo al santuario, giusto? Dal santuario poi partiamo qui la prossima volta. Andiamo sulla casa? No? Frega il cazzo. E quindi si può anche uscire così dal gioco.
Ok, va bene ragazzi, dai, vi saluto e ci vediamo tra pochissimo su Far Cry 5. No, 6. Ciao.